Anch'io di fatto ritengo che lo Stato e i politici siano un'associazione criminale. Non lo so voi cosa pensate, ma io la penso così. Di fatto ogni giorno noi siamo costretti, qualsiasi cosa facciamo, anche respirare l'aria, a pagare tasse. Vai a fare la benzina e paghi le tasse, vai a fare la spesa e ci sono le tasse da pagare, paghi le bollette, su qualsiasi cosa. Se muori, paghi le tasse. Se compri casa, paghi le tasse, ovviamente, pure se la vendi. E quando nasci, oltre a pagare qualche piccola tassa patrimoniale, nasci già con il debito. Cioè sei già debitore. Cioè di fatto noi dobbiamo condividere tutti i giorni i nostri soldi, i nostri sacrifici, di fatto la nostra energia, con questa macchina complessa che non riesce a fare nulla per noi. Nulla o poco. Mentre pretende solo. Altrimenti te pignora. Persino ti confisca se non fai il bravo, ti elimina la tua libertà personale e individuale in talune circostanze. Vanno avanti così e fanno credere alle persone che le tasse servano per pagare i servizi, per fare le strade nuove, per pagare la sanità. E la Madonna! Il 67% delle tasse serve per pagare tutta questa roba qui? Oppure le tasse servono per pagare il debito pubblico che voi socialdemocratici, democristiani, socialisti anni 80 avete contratto? Ora, non è che voglio salvare la politica degli ultimi anni, degli ultimi 20 anni. Noi siamo arrivati ad un punto in cui gli interessi sul debito si ammontano a circa 100 miliardi l'anno. Ecco a cosa serve pagare le tasse. Le tasse servono ai politici per fargli comprare un po' di voti, concedere lavori pubblici a destra e manca, nuove opere pubbliche. Insomma, tu ogni giorno, questo è il concetto fondamentale, dai qualcosa allo Stato, ma lo Stato a te ogni giorno non ti dà niente. Anzi, ti ruba continuamente. È come se tu avessi un socio, un fantasma che si muove insieme a te sempre. Ogni volta che vai a comprare qualcosa in un luogo ti sta rubando lo Stato tramite le tasse, no? Quindi lo Stato ti ruba tutti i giorni. Io ritengo che lo Stato sia il nemico. Io penso che lo Stato sia un'associazione criminale. Ma assolutamente sì, di fatto sì. Ma di fatto lo Stato è un'associazione criminale in cui un insieme di politici si mettono d'accordo e decidono di utilizzare il monopolio per rubare le risorse del settore privato. Il metodo dello Stato è invece appunto il rubare, quindi lo Stato non è soltanto l'associazione criminale più grande del mondo, ma inoltre è il ladrone stazionario più grande del mondo. Perché che cosa succede? Il ladro volgare è aleatorio. Io propongo al pubblico di pensare a quante volte le persone sono state attaccate da un ladro negli ultimi anni, no? Una volta, due volte, forse è stato un disastro, magari cinque volte, ma ogni volta che vai a comprare qualcosa in un luogo ti sta rubando lo Stato tramite le tasse, no? Quindi lo Stato ti ruba tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i giorni lo Stato ci ruba, tutti i giorni! Quante volte avete sentito parlare di opere pubbliche per rilanciare l'economia? In realtà gli appalti pubblici spesso sono truccati. Oh, fai attenzione, in talune circostanze sono non taroccati ma rivisti a ribasso. Cioè te devi accontentare dell'opera pubblica, del materiale che viene utilizzato, e servono di fatto per mantenere lo status quo. Di cosa sto parlando? Se io ti do un appalto ad un'azienda, no? Quell'azienda ha dei lavoratori che io politico sto facendo lavorare, perché li ho finanziati concedendogli l'appalto. Sto parlando a livello regionale, provinciale, comunale, a livello statale. E quindi mi voteranno. È un continuo di corruzione. È un continuo di scambi di voti. Ecco perché meno Stato di fatto vuol dire meno corruzione. Vuol dire meno soldi, vuol dire meno consulenze in mance a politici e a affiliati dei politici. Di fatto la corruzione esiste
perché esiste Pantalone. Se vamos a cero la obra pública porque consideramos per quanto riguarda le opere pubbliche, noi riteniamo che un macchinario volto a creare corruzione. C'erano 19 ministeri, adesso abbiamo 8 ministeri. De hecho, en lo que va de nuestra corta gestión, hemos echado más de 50.000 empleados públicos. Abbiamo buttato fuori più di 50.000 impiegati pubblici. Más de 10.000 contratos que no hemos renovado. Ci sono più di 10.000 contratti che non sono stati rinnovati. Vi sono 200.000 programmi sociali che erano portati avanti in modo irregolare e li abbiamo licenziati e abbiamo abbassato del 98% i bonifici, i trasferimenti discrezionali alle province. Llevamos a cero la obra pública porque consideramos per quanto riguarda le opere pubbliche, noi riteniamo che un macchinario volto a creare corruzione, perché quello che bisogna capire è che la corruzione si riferisce all'esistenza dello Stato, perché esiste un funzionario che è disposto a vendere un favore. Quindi gli imprenditori non possono comprare favori che i politici non possono vendere, e l'opera pubblica è una grande fonte di corruzione. L'opera pubblica è una fonte di corruzione, anche perché, pensaci, se loro si fanno le leggi per evitare la corruzione, loro stessi, una volta che sono cambiati i poteri politici, arriva il nuovo governo, quel nuovo governo può cambiare la legge che evitava la corruzione, oppure trovare e mettere all'interno di una legge qualche tranello per poterla aggirare. Tu elimini lo Stato e hai risolto il problema, punto. Cioè elimini lo Stato, la presenza dello Stato in alcuni settori, non in tutti, ma adesso ci arriviamo. Tu considera che c'è gente che vive e sogna il posto pubblico, legittimo, perché è questa la cultura italiana, ma c'è di peggio, ci sono persone che sognano di diventare politici, cioè sognano di entrare in Parlamento, te sto dicendo. E queste persone, quando entrano nelle stanze del potere, spesso, alcune volte, non sempre, sono pieni di buoni propositi. Ma siccome non hanno generalmente mai lavorato, ma lavorato intendo che non hanno mai lavorato per guadagnarsi da mangiare, vedono nella politica la loro svolta economica. Cioè la svolta economica della società, dicono, perché loro la miglioreranno, ma anche un'evoluzione loro, personale. Ecco perché abbiamo avuto o avete avuto delle illusioni o delusioni alla Gigino Di Maio, per intenderci. Entri credendo di abbattere la povertà, persino te ne convinci che hai abbattuto la povertà, e invece sei l'unico, cioè lui, ad essere uscito dalla povertà. Perché di fatto, pensaci, più sentiamo parlare che vogliono abbattere la povertà, più la povertà aumenta. Con questo non voglio dire che chi entra in Parlamento deve essere ricco, no? Benestante. Ma sicuramente è meglio, lo dico matematicamente. Il problema in questo caso di chi entra che c'ha la ciccia, c'ha i soldini, il problema, tra virgolette, problema dei ricchi parlamentari, è che vivono di conflitto di interessi, e Berlusconi è l'esempio numero uno. È stato l'esempio numero uno, cioè più alto di livello, poi sotto ci sono tutti gli altri. Se hai dei conflitti di interesse, diretti o indiretti, lascio le mie aziende e le do ai miei figli, non puoi fare politica, o perlomeno la puoi fare nei paesi occidentali della democrazia, però non ci possiamo cuccare che non ci sia un conflitto di interesse, un interesse indiretto, perché questo ti porta ad autocorromperti per raggiungere che cosa? I tuoi interessi. De fatto, la politica è una malattia, signori. Vi è una frase meravigliosa del grande professor Gesù Huerta, che in un certo momento dice: i piani contro la povertà aumentano la povertà, i piani contro la disoccupazione aumentano la disoccupazione. È così, è così. Più fanno piani per la disoccupazione, no? Per abbattere la povertà, per abbattere la disoccupazione, più la combattono, più aumenta. Più fanno opere pubbliche, che possono essere tranquillamente fatte dai privati, e più aumenta la corruzione. Dici, c'è da fare una strada nuova, c'è da fare un ponte nuovo. Beh, evidentemente c'è una necessità,
E c'è una necessità di chi? Della comunità. Ebbene, la comunità si può organizzare, se io Stato non ti rubo il 50-60% e ti rimangono in tasca, a fare i vostri interessi e a costruire il ponte, a costruire la strada, a tenere cura del bene comune di quella comunità lì. Non ti sto rubando il 60%, non ti sto prendendo tasse, lo si può fare, lo può fare il privato. Ovviamente, lo ripeto, senza versare tasse, senza versare soldi che vengono estorti dalle tasche dei cittadini, delle imprese, per pagare le tasse. E in talune circostanze ci sono posti d'Italia in cui ugualmente, nonostante si pagano le tasse, alcuni cittadini sono costretti o aziende a far da sé. Dovresti ripulire i letti dei fiumi, dovresti ripulire qualsiasi cosa. La gente si mette e lo fa da sé, anzi no, non si può fare perché adesso è reato. E quindi bisogna pagare le tasse perché lo facciamo noi, ma siccome la macchina è corrotta, è il sistema che non funziona, il letto del fiume rimane sporco, rimane pieno di robaccia e quindi l'acqua straripa. Loro invece ti fanno un altro racconto, ti raccontano che con le opere pubbliche c'è più crescita. Falso! Guardate quanti soldi stanno sputtanando col PNR, PQCAP, ma stiamo parlando di miliardi di miliardi. E la crescita dell'Italia qual è? Lo 0,5? Lo 0,7? Non c'è crescita. Cioè crescono solamente gli interessi dello Stato, gli interessi dei politici e le loro tangenti prese sotto forma di consulenze. Le hago una pregunta. Le faccio una domanda. Qual è la zona del mondo che meno qual cresce? Qual è la zona del mondo che cresce di meno? L'Europa? Ovviamente, perché tiene un montone di Stato. L'Europa, perché ha tantissimi Stati. Demasiados keynesianos. Troppi keynesiani in Europa. Lo che hay que entender es bisogna que capire bene programma che il programma keynesiano è il keynesianismo. Keynes, il fatto la che il keynesianismo creata, dice che è una teoria creata in favore dei politici messianici e per dei politici messianici e ladri, cioè dei corrotti. Por ejemplo, la obra pubblica. Ad esempio, le opere pubbliche. Che dice che è lo che stimola la che dice che è quello allora, che stimola, no? Senso, lo sviluppo. Lei fa un ponte, ad esempio, no? Fa un ponte. È una ruta. E non so, una strada. Che ovviamente lo potrebbe essere il settore privato, però. Che lo può anche fare il settore privato, peraltro. Il primo punto è se lo può fare il settore privato. Perché non lo fa il settore privato? Non lo fa il settore privato? E se quiere dire che il settore privato vuole non quiere dire, vuol dire che il settore ahí, privato non vuole investire del denaro qual, in queste cose perché lo vuole utilizzare per altre cose. Problema, di conseguenza c'è un primo problema che adesso deve essere riapprofondito perché come si può finanziare quest'opera sostanzialmente con delle tasse? Entonces, quindi quando tu riscuoti delle tasse a una persona per finanziare quest'opera stai levando delle risorse dalle sue tasche e lo puoi utilizzare. Utilizzare in altre cose, non è che si creano dei posti di lavoro qui, stanno distruggendo dei posti di lavoro in un altro posto dell'economia. Facciamo un ponte perché c'era un fiume e ci siamo reso conto che commercializzare con l'altra parte del fiume era positivo. Vediamo un po'. Ma che cosa succede? Chi fa il ponte? Vediamo un po'. Le imposte non sono transitorie, queste imposte sono permanenti, di conseguenza è un ministero che si dedica ai ponti e in un certo punto non c'è più spazio dove fare ponti, quindi si cominciano a creare, non so, il ministero del fiume per poter fare i ponti, poi non so. Io su questi temi potrei continuare all'infinito io, ma potrebbe continuare anche il presidente Milei, da cui ho estratto questi spezzoni dell'ultima intervista rilasciata in Italia. Potrei andare avanti all'infinito, signori, su questi argomenti, perché questi sono i miei temi, come sapete chi di voi segue questo canale da tempo. Ma la mia filosofia non è la mia filosofia, fortunatamente, no? Perché mi sentirei da solo, in solitudine, e magari ogni tanto potrei chiedermi: ma c'è qualche problema? È possibile che la vedo solo io così? No, questa è la filosofia libertaria, da cui nasce il libertario show, che non ha nulla a che fare con il liberalismo di sto cazzo, che non ha nulla a che fare con il neoliberalismo.
quello trampiano, capitalista, eccetera, eccetera. Non vi fate ingannare, perché noi viviamo in un socialismo quando governa la destra e in un social comunismo quando governa la sinistra. Trump, la Meloni non sono libertari, sono socialisti perché sono di destra. Conte, men che meno, Biden, sono social comunisti, non hanno nulla di libertario. Quando lo Stato interviene in ogni campo, quando lo Stato ti deruba, de facto ti confisca i sacrifici di una vita, ti estorce legalmente, mette dei limiti a delle tue libertà, mi fate capire che cazzo c'è di libertario? E considerate che dicono, e questo vi dimostra, è la prova provata che viviamo in un socialismo puro, che tutto ciò che fanno, le decisioni che hanno preso, le tasse sono per il bene comune. Il chiudervi in casa in fase di lockdown quando si è fatto solamente danni ad attività, alle povere persone, quelle che non hanno lo stipendio garantito, ti dicono cosa? Che lo fanno per il bene comune. È meglio per il bene della società. Società, socialismo, te torna. Cioè non è il bene e l'interesse dell'individuo. Fai attenzione che l'interesse dell'individuo finisce dove? Dove inizia l'interesse di un altro individuo, secondo il principio di non aggressione, o che qualcuno chiama il libero arbitrio, se volete, chiamatelo come cazzo vi pare. La mia libertà finisce laddove inizia la libertà di qualcun altro, di qualcos'altro, perché può essere anche la libertà dell'ambiente, di non usurpare, di non aggredire l'ambiente, degli animali. È questo il mondo in cui viviamo, in un mondo social comunista, socialista, che vive, fa le regole, te toglie le tasse, ti dà degli obblighi, confisca e pignora per il bene comune della società, socialismo. Ma io, come Milei, il presidente argentino, io nel mio piccolo ovviamente, crediamo che dopo l'era del socialismo alla Klaus Schwab, che tanto ama, voi lo sapete, il modello cinese, toccherà ai libertari. Basta attendere che si autodistruggano, basta attendere che la loro credibilità e affidabilità si autodistrugga davanti agli occhi di milioni, miliardi di cittadini al mondo. Questi si distruggono con le loro stesse mani. Guardate cosa è accaduto in Argentina con l'inflazione. Il livello di povertà, quasi il 50% della popolazione è ridotta allo stato di povertà. E lo ripeto, più c'è stato, più loro spendono, più loro sputtanano, più aumenta la povertà, più aumenta l'inflazione, più aumentano le disuguaglianze. Che cosa ci testimonia il fatto che il futuro è libertario? Beh, il semplice fatto che in Argentina il 70% delle persone sotto i 40 anni hanno votato per l'attuale presidente argentino Milei. Perché? Perché il futuro è libertario. Esatto, se le votazioni segmento etario si rivolgesse alla fascia di gente sotto i 40, avremmo avuto il 70% dei voti. Quindi il futuro liberale. E che cosa succede questo? Perché i giovani hanno una minore tendenza ad avere un lavaggio del cervello. Ad esempio, lei va all'Università di Buenos Aires, nella facoltà di economia, e lei conoscerà Keynes, Marx. Ma se lei chiede di Ludwig von Mises, credono che è il numero 9 dell'Olanda. E quando hablan de se si parla di Friedman, parlano di un assassino consigliere di Pinochet. E quando si parla di Hayek, dicono che è stato colui che ha dato l'ordine di far esplodere l'incrociatore a Belgrano. Quindi, tutto questo è una questione nata con il socialismo. E questa è la vittoria di Antonio Gramsci, che ha detto che bisognava introdurre il socialismo nei mezzi di comunicazione e andare avanti da quel punto. Quindi, di fronte a questa situazione, la ribellione naturalmente era liberale. I politici sono il peggio che c'è, che esiste, della popolazione. Questo non vuol dire che non ci possano essere politici onesti. Dal mio punto di vista ci sono anche nel nostro Parlamento. Oh, fate attenzione, ho detto che ci sono anche nel nostro Parlamento.
ma lo sono soprattutto quelli che puntano ad eliminare il peso dello Stato, quelli che puntano a meno Stato, non nel campo della giustizia, ad esempio, dove, se vuoi, no, anche lì è un'organizzazione statale e abbiamo riscontrato situazioni in cui ci sono i giudici di sinistra, i giudici di sinistra e pure quelli di destra. Un pochettino di manipolazione lo abbiamo vista negli ultimi anni, ma parte sempre dal concetto che al governo c'era uno che viveva di conflitti di interessi. Cioè, è un cane che si morde la coda, come nel campo della difesa. È necessario che intervenga lo Stato, come nel campo delle cure, di chi ha bisogno di cure per vivere, perché ci sono medicinali che sono bene, che costano 900 euro a scatola e a botta, e non tutti possono sostenere questi tipi di costi, anche se anche qui, no, dobbiamo constatare che se questi farmaci costano 900 euro a botta, a scatola, è perché le case farmaceutiche sanno che queste scatole, bene o male, le paga lo Stato, le paga Pantalone. Dobbiamo andare in profondità, capite? È sempre lo Stato il problema. Detto questo, non si può non garantire la vita, le cure a chi ne ha bisogno, mi pare evidente. Ma è necessario ripulire tutto il resto, tutto ciò che è superfluo. Perché dove passa lo Stato non cresce più l'erba. È un po' come Ottola, non cresce nulla, c'è solo distruzione. Bisogna restituire la libertà alla gente e quei politici che lavorano anche in Parlamento per restituire la libertà alle persone e non togliere libertà imponendo, no, alle persone, lavorano contro lo Stato, contro la presenza massiccia dello Stato. Non bisogna lavorare per le maschere, per la finta democrazia. Assolutamente. Assolutamente. Sono lo peor della popolazione. Sono il peggio della popolazione. Sono i politici. Sono la cosa peggiore della società. E l'altro che noi proponiamo è, noi, in questo insieme di riforme, proponiamo di eliminare i furti fatti dalla politica. Guardi, negli ultimi 40 anni, tutti i decreti urgenti che sono stati emessi dai vari presidenti, regolamentavano la vita degli argentini elevando la loro libertà, sono stati tutti approvati. Noi invece stiamo cercando di restituire la libertà alla gente, perché se uno restituisce la libertà alla gente perde il potere politico. E di fatto i politici, quando vanno alle elezioni, chiedono il voto per che la popolazione dia il potere di trasformare la sua vita, la loro vita, della popolazione. E questa è veramente un'arroganza fatale. Noi invece, quando andiamo ad una elezione, chiediamo il voto per restituire il potere alle persone, in modo che ogni individuo sia l'artefice del proprio futuro, cioè restituire la libertà alla gente. E ricordate sempre, per chiudere questo video, che il denaro è il prodotto del libero mercato. Perché questa è la parte che manca all'interno dell'intervista italiana storica di Milei in Italia. Semplicemente perché l'intervistatore crede di essere un liberale quando non sa di essere un socialista. Non lo sanno, ragazzi, è una malattia. Il denaro è il prodotto del libero mercato, perché è il mercato che gli dà forza, è il mercato che lo fa girare. Non può essere emesso dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, perché la Banca d'Italia, queste entità, sono entità che hanno dentro funzionari, che hanno dentro il concetto di Stato, che quindi hanno dentro il concetto di possibile corruzione e manipolazione del denaro. Corrompere il denaro vuol dire aumentare i tassi di interesse o diminuirli a zero. Decidere quando si stampa e quando si deve non stampare e ritirare denaro dalla circolazione. Non semplificate questi argomenti, perché questi sono gli argomenti che creano l'inflazione. Sono gli argomenti che svalutano la moneta. Sono gli argomenti che ti fanno chiedere come mai, per poter comprare una casa nel 2024, ho bisogno di un mutuo a 30 anni. Come mai con uno stipendio da 1500 euro al mese non riesco ad arrivare alla fine della seconda settimana del mese. Il denaro deve avere delle regole chiare e non deve essere
manipolabile perché è un prodotto del libero mercato ed è per questo che i libertari hanno risolto tutti i loro problemi quando hanno visto comparire e nascere il Bitcoin. Alla prossima! A euro is a euro. Today, tomorrow, a month, tomorrow is a euro.